ragazzi, qua Matteo dalla chat di Radio Luis. Allora, vi volevo chiedere due domande, una per Imodà e una per Emma. Una per Imodà, ci scrive Roberto, la nostra ascoltatrice, chiede se sentite la differenza tra Imodà del 2005 e quelli che si sono esibiti per questo festival. E per Emma invece volevo chiedere, tu tra l'altro sei una delle protagoniste della nostra classifica, sempre molto alta dei voti, grazie ai voti degli ascoltatori, ti volevo chiedere, lo senti più come uno svantaggio o come un vantaggio che negli anni precedenti, in due anni precedenti, abbiano vinto dei concorrenti passati da Amici? Io mi sono dimenticato. No, ma non ero distratto, cioè la so. Tra il 2005 e adesso. La differenza tra il 2005. No, beh, credo la differenza sia più nella un po' più di sicurezza, ecco, perché in questi sei anni abbiamo suonato talmente tanto che per forza di cose, come quando un giocatore si allena, ha più fiato, gli vengono più muscoli, e anche un cantante quando canta tanto acquista sicurezza, acquista un timbro vocale magari un pochettino anche sì, niente, allora grazie a tutti, ciao, in bocca al lupo, ciao. Oh ragazzi, ve lo dico sottovoce. Ve lo dico sottovoce. La versione di stasera è pazzesca, quello lì è pazzesca. Io non canto, io lo guardo. No, veramente, occhi chiusi, è troppo forte, ragazzi. Emma, vuoi? Ah sì. Non sento nessun peso perché il fatto che proveniamo dallo stesso talent non vuol dire che siamo appunto tre prodotti, non essendo delle tre persone uguali, non sento nessun peso e non sento nessun confronto, perché fuori da Amici ognuno ha avuto la sua strada, io faccio il mio percorso. Se vedi un concerto di Marco Carta non puoi pretendere che il mio concerto sia come quello di Marco Carta, se senti Valerio Scano io non canto come Valerio Scano. Siamo nati da lì, è come se Sony producesse tutti degli artisti uguali, no, non è così. Quindi assolutamente non sento nessun peso, io l'unico peso che sento è quello di fare bene la canzone e di cantare bene con Checco. Quindi è veramente una roba che non comprendo, questo fatto di paragonare, perché il paragone lo puoi fare se vieni a vedere un mio concerto e poi vedi anche i concerti degli altri, là possiamo parlare di un paragone e mi puoi dire guarda non mi piace, mi piace più lui. Però il fatto che proviamo allo stesso talent non vuol dire niente, siamo tre persone completamente diverse nella vita privata e sul palco. Quindi assolutamente non mi sento né svantaggiata né favorita, mi sento semplicemente Emma, punto, basta.